Penso che il posto più rappresentativo della costa palermitana dovrebbe essere, ma a mio avviso non lo è, il Foro Italico. Sicuramente adesso rispetto a quando il litorale antistante, i palazzi nobiliari di Via Butera erano occupati dai giostrai, su quelle che sono le macerie, il materiale di risulta della Seconda Guerra Mondiale, ritengo che il posto più sentimentale, più rappresentativo per la città, anche perché vi passeggiava tutta la nobiltà palermitana, era sicuramente il Foro Italico. Il Foro Italico, come noi lo vediamo nelle foto ottocentesche, con le balconate sul mare davanti al parchetto della musica. Anche lì c'era il proprietario dell'Hotel de France che nel periodo estivo metteva sulle palafitte in acqua un suo gazebo come stabilimento balneare. Basti ricordare che già durante la Prima Guerra Mondiale, siamo intorno al 1917, lì c'era la base di ammaraggio dell'idrovolante che faceva il servizio postale con Napoli. Era lì proprio davanti il parchetto della musica, quindi un luogo veramente di grande bellezza, che faceva sentire proprio il cittadino palermitano a contatto col mare.